Ragazzi, ma buonasera a tutti, benvenuti e bentornati su Lies of P. Io ho una voglia matta di andare avanti, quindi visto che siamo già mezzo in ritardo, non perderei tempo, continua. Abbiamo il nostro caro amico Andreotti che ci aspetta. Forse riusciamo a partire. È veramente una serata che non deve esistere questa, a quanto pare, però. Grazie SSD per essere così veloce. Allora, grazie a Dio li mettono sempre molto vicini ai boss. Gli Stargazer, i guardastelle. Non voglio evocare, no, veramente non è il caso. Sarà complicato, sarà complicato. Lui è già per terra, ok. Il volume però, Dio mio. Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Questo mi dà tempo di fare questo, di fare un attacco caricato. Il problema è che devo farlo prima. Devo far... non così tanto. Il problema è che devo arrivare alla seconda fase con più vabbè, con più fiaschette possibili. Vedi, capisci? Ok. Perfetto. Vai, repost. Ora facciamo anche questo. Bevutina. 3 non va bene, però meglio di niente. È meglio di niente. No, ora non sono più 3, sono 2. No. No, vabbè, niente. Nevermind. Questo era un 3 di prova. Farò finta di dire che era tutto per riscaldarsi e per... era una morte programmata. San Frangelico rimane un nome incredibile comunque. Incredibile. Buongiorno. E partiamo già benissimo. Meno male, meno bene. In realtà siamo sempre no damage, quindi finché non ci colpisce va tutto bene. Ecco. Qua si vede l'ombrello, si vedrebbe. Perché sono molto più veloce con l'ombrello. E non succede questo. Ho sbagliato io. Vabbè. Va bene lo stesso. Vai così. Un attacco caricato glielo faccio. Sono morto. Non sono morto. Sono morto. Ma non sta andando bene. Devo riuscire a farlo quasi no damage lui. Non è difficile, eh. È solo un casino. Vabbè. La slinguazzata ormai l'ho capita. Non è difficile, anzi. Questa no. Ma non sta andando bene. Se arriva la seconda fase senza fiaschette non ce la farò mai. È impossibile. Poi non ha range sto coso. No, guarda, mi stai chiuso l'ombrello. Ciao, Waylord. Ah, Elo Infinite. Quanto pesa, tra l'altro, per curiosità? Quanti tera di gioco sono? Vabbè, sì. Proviamo l'ombrello. Andiamo con di ombrello.
perché voglio essere molto più veloce. E forse effettivamente è meglio fare meno danno, ma non rischiare di prenderlo. Certo. Mi servono 8 hard disk per giocarlo. Beh dai, non è neanche tanto. Se pensi che la Master Chief Collection sono 120, quanto sono? Buongiorno. Linguazzata e due. E vabbè, però... questo quando lo fa con l'altra zampa veramente non riesco a capirlo. Questo sì, però ho sbagliato, non fa niente. Ah, io. Vabbè, non fa nulla. E ho avrei imparato io però, eh. No, questo non riesco veramente a capirlo. Qua è più veloce di quello che sembra. Vabbè, ho capito. Sì, tu hai capito. Vabbè, non gli ho fatto niente. Vaffanculo. Non ti vedo. No, ho fatto schifo. Ho fatto veramente schifo, no. Ci provo perché mi devo allenare, ma non va bene. Ci provo perché devo uscire. E quante volte devo fare? Non lo so. Ho il tempo di fare un attacco caricato prima anche, che comunque mai non fa. Vabbè, ma... no, ci provo, ma è inutile. Però l'ombrello alla fine fa il suo, perché è molto veloce. L'abbiamo già visto che fosse molto veloce. Anche l'attacco caricato è molto rapido. Però non c'è più fischiette, dai, che cazzo voglio fare. Questo non lo riesco a capire. Questo, l'attacco rosso veramente non riesco a capirlo. Ah, DLC della campagna. Vabbè, DLC della campagna è la campagna. Non è un DLC. Cioè, comunque è la campagna principale. Devi installare multiplayer a parte. Ma perché? Ma perché? Chi ha avuto questa idea? Scusami. Cioè, la risposta è 343, però... cioè, meglio così che installarlo per forza, vero Master Chief Collection, vero? Devi installare tutti i giochi, mortacci tua. Tutti devi installare sulla Master Chief Collection. Oh, prima o poi lo impariamo quello, eh. Non è un problema. Poi. Sono scemo, un altro discorso. Però... dai, che palle! Fa malissimo sto robo! Fa malissimo! Dai, che... sto giocando veramente di merda. Più che altro è il discorso di farlo sempre per la seconda fase. Il problema è la seconda fase. Sì, ora... no, aspetta. Questo tre non esiste. Non esiste. Non esiste questo try. L'ho parato, ok. Ombrellus. No, come l'ho mancato? Ma come l'ho mancato? Ma porca Eva. Ma dai! Ma no, l'ombrellus! Ah, ecco. Non lo so. Invece ancora un po'. Non ho più casche, vabbè. Due volte l'ho mancato.
Però lo sto imparando. Ci sono come tempismi. Anche il fatto che ne faccio un terzo ormai l'ho capito. Lo fa sempre, mi sa. Ho sbagliato io, vabbè. Vabbè, senti. Questo ormai è andato. Però vorrei capire che tempismo di questo. No, guarda, questo mi sa che mi conviene andarci dietro. Andarci dietro. E schivarlo proprio. D'ignoranza. E vabbè. Quello c'ha veramente c'ha un wind-up di 30 minuti. Non c'è il trasporto dei dati tra Xbox App e Steam. Eh no! Cioè tra Xbox e Game Pass. Cioè tra PC e Xbox, ma non da Steam. Nella campagna si. Poi ci sono dei cosmetici per multiplayer. Io li volevo. Ah, perché non. Ah, perché tu li volevi portare da Game Pass a. Ma scusa, perdonami, io mi ricordo male magari, ma il multiplayer di Halo Infinite non era free to play. Perdonami. Sto sbagliando. Sì, qua devo fare tipo l'ogre di Dark Souls 2. Quando fa la culata. Sì, sì. Bevino. Non vedo. Se non vedo, c'è ragione, prima al terzo però. Sono scemo. Questo non l'aveva mai fatta questa mossa qua, amici. No, è nuova. Ma è nuova! Ma non puoi fare mosse nuove al 40° try. E vabbè. Bravo, quello che ti dica, bravo. Non è sporco, so io che sto giocando veramente di merda però. Non sto andando per niente bene. No, vai dietro! Porca Eva! Ma non c'ho più fiasche. Come faccio a fare la seconda fase? Non ci arrivo con le fiasche! Non riesco a farne neanche la prima. Che c'ho fretta. Ho fretta di finirlo, ma non devo. È meglio finirlo un po' tardi, ma con più vita. Devo testare quante volte posso farlo. Due volte riesco a farlo, l'ho stato caricato così. Posso. Però vorrei anche vedere qualcosa. L'ho parato per grazia divina. Sì, ma. Anche adesso. Guarda, lo sto capendo. Ma non vedo! Benissimo. Ora fa il terzo. Ormai l'ho capito. Sono molto belli i boss comunque. Veramente un sacco fighi. Devo capire se dopo la il doppio colpo va sempre quello da destra. Vabbè. Lo è, ok. No, allora è che l'ombrello fa poco danno, però è più veloce. E non, comunque non ci sono. Non hai path secondarie, è tutto lineare il gioco. Posso provare con l'altra arma, Faccio sicuramente più danno. Però è che sono troppo lento. Potrei cambiare la. Perché potenziare la lama. Potrei mettere in qualcos'altro di più veloce, in realtà, sì, questo lo potrei fare. Hai poche cure, poca vita, poco tutto. Guarda, quello è normalissimo, in realtà.
problema normalissimo. E vedi qua, se manco un rovo, è finita. Mi faccio molto di più, però. Perfetto. No, sì, lo fa sempre dopo, ok. Quindi dopo il doppio colpo non posso toccarlo. Non posso. No, pensavo non mi colpisse, dai. Sì, lo fa, però non ho capito, vabbè. Ne posso fare due? No, con questa no. Con questa non posso. Sì, lo fa sempre comunque dopo la doppia cosa, quindi non posso attaccare. Terzo. Merda. Però non so il tempismo. So che lo fa ma non so quando. Posso farne un altro. E poi devo farlo subito. Ok, comunque è un bel po' di danno questo, C'è un colpo caricato prima, dopo e il riposte. È meglio allontanarmi forse lì direttamente, sai. No, è l'altro attacco, non so cosa faccia. E dai. Sì, è meglio allontanarsi, perché non lo so schivare quello, non so il tempismo. Vabbè. Prima... No, dai! Prima fase è fatta. Il problema non è la prima, però, è la seconda. Ciao, tizio! Ma non mi è arrivato il... Non l'ho sentito il... Grazie per la salva, ma non l'ho sentita. Non so perché. Ma l'hai condivisa? Sì, la vedo. Vabbè, grazie mille comunque. Sì, qua Andreotti si trasforma. Come va? Ci sarà rotto qualcosa, come sempre. Come sempre. Un po' di cochino. Bella fresca. Voglio risentire cosa mi diceva. Guardate che è veramente figo. Ok, dicevo dopo. Never mind. Ma non ho più cure. Che cazzo voglio fare? Perché è proprio diverso. Quante mi dai? Tanta. Sì, vabbè. Se ti fai male, poi senti... Ah, però ritorna anche la prima fase. Ok, quindi forse è più abbordabile. Con attacchi diversi, però, ovviamente. Vabbè, sì. Era su di me. Però se ritorna gli attacchi della prima fase, possiamo già più... È già più fattibile perché li conosco. Sì, carinissimo. Oddio, non ho perso. Più o meno. Qua Andreotti è fortissimo. Ma i boss principali sono sempre uno scoglio enorme, in realtà. A me piace perché non sono unfair. A parte, allora, non ho potuto vedere se il gendarme non fosse unfair.
perché nella seconda fase, quando diventava elettrico, onestamente me lo sembrava, però purtroppo con l'evocazione abbiamo sciolto, evocando e si è proprio volatilizzato, quindi non lo saprò mai. Ha fatto schifo, cazzo. Beh. Beh. Che palle. Lingua? No. Qua lo devo schivare. Non riesco a farlo. Ah, stiamo già così, perfetto. Un'altra. E poi riposte. Questa così. Bevi. No, il danno però c'è. Il danno c'è tanto. Non la bravura, ma c'è il danno. Via. No, dai, ho capito. Con che range? Merda. L'ho sbagliato io. E non lo capisco questo, veramente non riesco. Però è perché va anche avanti, giustamente, lui ha ragione. Dai, fatto. No, non me lo fai, che cazzo. Dovrebbe essere... È morto, è morto. La prima fase ce l'abbiamo, è in tasca. È la seconda problema. È la seconda problema. Eh sì, io sono Malenia. Blade of Mikra. Però l'ho parato. Però l'ho parato. E no, è capito. Ma se io sono sotto non mi colpisce. Quanta cazzo di vita però. Non vedo, non so cosa faccia. Niente, ho fatto schifo. Ho sbagliato, lo sapevo anche. Si alterna? No. No, no, forse finché ci stai dietro, puoi stare dietro. Le cambia il tempismo anche. Comunque. Dai, dai. E attacca bene. Un altro. Dai, non sta andando male, eh. Per niente. Oddio, no, no, questo non buono. Questo non buono. E vabbè, ho capito, che cazzo ne sapevo. Schiva, togliti. Vabbè. Ma perché la seconda fase è una seconda fase, quello è il problema. E quello è il problema. Vabbè, sì, quanto veloce. Ma se non lo conosco non posso farlo. Infatti. Però non ci mancava tanto. Non mancava tanto. Assolutamente. Stiamo migliorando. Ma perché alla fine questa non fa veramente tanto danno? Perché è il più 5 comunque. E il più 5 si fa sentire. L'ombrello purtroppo va ancora troppo poco. Troppo troppo poco. Scala A in destrezza, mi sembra. Sì. Che quella è un'ottima cosa, però. E voglio molarmi. Quanto ci mette? Non tanto, in realtà. Teoricamente è l'organico, quindi molto più debole
al fuoco. Però potrei anche attaccare per farci danno, è un'opzione, rimane sempre un'opzione. Perfetto, un altro. Ah, però giustamente si infuoca anche, ha senso, c'è anche il dot. Ma col fuoco la prima fase la devastiamo. La devastiamo. Che bello che diventi proprio oscuro, carbonizzato. Che c'è un boss. Sbagliato. Però è la prima fiasca che uso. È la prima che uso. Quindi ottimo. Vabbè, è andato. No, ok, la prima col fuoco la devastiamo. Abbiamo molte più fiasche per curarci dopo. Ottimo. Sì, sì. Mi hanno anche venduto una... un libro falso. Al posto di prendermi il mio... Sono sparato come? Non più. Devo prendermi la schivata che mi fa alzare subito, Dio mio. So che esiste. Terzo. Che famo? Vabbè, questo non è un problema. Però vorrei vedere. Una fiasca sola, mannaggia. Ma sono attacchi nuovi. Non li conosco. E poi non so se devo attaccare lui o se cambio qualcosa. Aio, no, forse è meglio da dietro, perché c'ho gli attacchi suoi che sono un po' più facili da schivare. Punto. Cioè che è meglio andare dietro. Scusa, io ovviamente non sto riuscendo a fare, ma ormai. Amico. Amico Fritz. Più o meno. Amici, non sta andando bene. Sì, lui è più facile, molto più facile, molto più leggibile anche. Routino cosa vuol dire? Ah, questo vuol dire, va bene. Lo fa più volte, va bene. Va bene. Non ho ben capito il passaggio logico tra i burattini di Benigni, tutti i pazzerelli e Dago ancora presente. È una bellissima domanda. È una bellissima domanda. È il vescovo impazzito e diventato sta roba qua. Credo sia correlato comunque al morbo che prende tutti gli umani, credo. A naso. Però, sì. Diciamo che... ha fatto un po' la bloodbornata, che pensi sia una roba vittoriana. Ho sbagliato. Mo come cazzo faccio a farla? Non riesco. Ma invece sì. Invece l'ho fatta. Invece ce l'ho fatta. Il problema è che si cura dopo che se mi attacca, se mi colpisce. Guardate che devo curarmi io. Un'altra. Ma si è rialzato come? No, non dovrebbe. Non doveva. Ma perché? No! Questa è una bugia!
Veramente una bugia di P. Perché mai? È stato veramente di merda questo try, vabbè. Estordisciti. No, Ok. Riposte. Ci curiamo, abbiamo due fiaschette, però non è il massimo. Bloodborne invece mi ha attivato quel nevro primitivo da uccidere il polpo divino. Quando, vedi Amigdala la prima volta è veramente un trauma. Quando la vedi magari in un posto dove sei già stato e non pensavi ci fosse. Quello è veramente traumatico. L'ho parato. Anche questo. Dai. No, in realtà anche lui è fattibile, sai. Più o meno. Un attimo da rivedere, ma... Perché se lo manco è finita. Appunto. Vabbè. Ora si è invertito. Però questo lo fa lo stesso. Che ha dei tempismi diversi nella seconda fase. Mannaggia loro. Ma perché? Perché mi vogliono male? Non è che non siano leggibili, però è un casino. Devo farlo dall'altra parte. No, posso farlo anche di qua. Mannaggia, che cazzo ne sapevo. Vaffanculo. Bevi. Ora devo andare. Non so come evitarlo. Non so come evitarlo. E che cazzo vuol dire? Come cazzo lo evito? Ma come il laserone non lo capisco? Ho corso, non è bastato. No, l'invocazione lo rompo, l'ho detto, non voglio evocare. Perché sennò veramente i boss non li gioco più. L'ho fatto con il gendarme, non ho visto la seconda fase. Non c'è gusto. Paralo, Se non gli attacchi caricati, tanto più di quest'arma. Perché è comodo, perché va avanti. Quindi riesci ad avvicinarti. Anche se è lenta, compensa la lentezza con quanto veloce va davanti alla fine. No, aspetta. Più o meno, vabbè. Perfetto. No, non lo farai. Più o meno. A posto. Un altro. Mi sa che secondo come, secondo quando non puoi farne. Non so come funzioni, di preciso. Però so che dovrei bere. Non lo so. Sbagliato? No! Ce l'ho fatta. Non so neanche io come, ma ce l'ho fatta. Dai, sei andato. Non è andato. Ora è andato. Cura, ma non sono messo benissimo. Se chiedo fare quello della Glock feudale di Ishin, però che può fare con una gelata, certo. Io ti leggo dopo perché era troppo lungo. Scusami. Appena muoio o vinco, ti leggo.
questo. Perfetto, no, l'ho mancato, mannaggia. Mi devo curare. E il tempismo diverso, che fastidio. Questo è più veloce, alcune sono più lente. Forse tutto più veloce ci potrei ancora stare. Che fastidio. Appunto. Ok. No, guarda, faccio direttamente questo. Non lo vedo, non so cosa stia facendo. No, vai. Ah, posso andarci sotto. Giustamente. Sì, ho capito. Vabbè, Ed. Mi sembra giusto. Come no? C'è una terza zampata, ok. Ho sbagliato io qua. No, merda, sono morto. Peccato. Peccato. Non so. Il nemico che ha usato l'invocazione per iniziare il boss aveva comunque tanti problemi, perché se anche se è stato a livello 100, se concentrano tutti gli attacchi su di lui può morire in 3,2 secondi. Sì. Però comunque, cioè, veramente, purtroppo, a differenza dei Souls, che la I cambia, switch sempre tra il più vicino e l'ultimo che l'ha colpito. Qua non sembra che funzioni così. Veramente non voglio farlo, perché l'ho fatto una volta e me l'ha devastato quel boss, me l'ha distrutto. Ho finito la carta igienica in bagno. No! Ma perché mi dimentico sempre di immolarmi? Di immolarmi? Non puoi cominciare con questo, è illegale, non mi faccio. Ma che attacchi mai fatti stai usando? Vale. Ok. Vabbè, qua è colpa mia perché sono troppo avido. Tanto avido. Merda, che schifo. Vabbè, è comunque andato. Però poteva andare molto meglio. Ho rischiato tanto. Tanto. Se non vedo non posso schivarlo, però mannaggia la telecamera. Quanto devi essere stronzo per avere quella vita lì. Ok. È che in realtà forse mi conviene tenermi la mole per la seconda fase. Non lo so in realtà. Non saprei. Questo l'ho schivato perché mi sono venuto così. Volta faccia, va bene. Questo non sto parlando in versione normale, figurati qua. Figurati qui. Fanculo, però sei veramente stronzo. Devo fare... Ma guarda, faccio adesso. No, ho fatto una minchiata. Sono vivo però. Ma non ne basta mai la pena. Io ho sbagliato. Ok. Siamo a metà vita. Però non va bene.
perché ora comincio a fare questo. Qua non so veramente. Ah, perché poi fa la culata. Ok, quindi devo andare sotto ma non troppo. No, l'ho riparato io. Mi scusi. Mancato come, dai. Ma non sta... Oddio, non manca tanto, ma non sta andando bene. Infatti. Però non manca tanto. Pavarotti da giovane. No, l'ho vista l'invocazione. L'ho vista con che c'ha... Oddio, perché Pavarotti da giovane, tra l'altro? Quindi cambia da boss a boss. Non è la signorina con i capelli biondi lunghi? Immolation, la peggio spedita su 2, sì. Che cazzo faceva Immolation? Non mi ricordo. E quella che faceva esplodere i non morti? Non mi ricordo più. Indovina cosa ha fatto Microsoft per 3 mesi senza mandarmi notifiche. Cosa ha fatto Microsoft? Ah, l'Xbox Game Pass Stealth. Certo. Cosa che apre sempre così allora? Allora non è un discorso di sfiga. È che stronzo. Farlo adesso mi cambia il ritmo. A parte che è in faccia di me, non vedo. Vabbè, e fallo il riposo. Stavo parando, ma facciamo finta di niente. Anche adesso. Vabbè, è morto. Abbiamo 3 fiasche, non sono poche. Non sono pochissime, dai. È la barra favola piena. Sì, Ted, certo, vai ancora più in alto. Complimenti. Vabbè. Come no? Il tempismo di ste cose mi manda veramente in palla il cervello. Che palle. Che palle! Vabbè, ma il tempo. Ma quanto in fretta? Qua è andata veramente male. Ma veramente tanto male. No, qua veramente uno schifo. Qua veramente uno schifo. Non ho neanche colpito. Perfetto. No, qua non ce la faccio. Perché è troppo diverso il tempismo, mannaggia. Ok. E te la faccio di qua, guarda, dall'altra parte. Magari fa più danno. Non credo, ma... Vedi? No, cosa fai? Fai questo. E io sto qui. Io sto qui. E poi vado avanti. Perfetto, guarda. Ormai l'ho capito. Ma che belli che sono i boss. Che fighi che sono i boss. Dai, non manca tanto. Yes. Veramente figo, veramente figo. Vi leggo tutti adesso, ragazzi, ma purtroppo mi sa che non posso mettere in pausa. Ciao Riccardo, ti ho visto.
Leggo dopo la cutscene. Sono gli altri boss. Le anime dei quattro lord. Che ho fatto? Andreotti, il gendarme, Mangiafuoco e il re della sfilata lì. Demon Souls, siamo all'Atria. Sono molto confuso. And now the stage is set. Va bene, cattivo di un Final Fantasy. Cosa stai facendo però? Che è successo? Quanto in fretta. Oh. Ok. Beh. Ok. Vi leggo, vi leggo. Che paura, è eliminato. Ergo dell'angelo perverso. Quella che ti fa perdere vita tipo Power di Dinne, che ti fa l'airone di fuoco del demone della forgia praticamente. Ah, ok. Before the green. Chi sta parlando? Chi parlava? Non lo so. È davvero un boss di Bloodborne? Sì, confermo. Il secondo schermo che fine ha fatto? In che senso? Non ho capito. Cosa vuol dire? Ho ucciso Proietti. No, come? Perché Proietti? Era Andreotti. In che senso il secondo schermo? Gli proiettili, sì, certo. Allora, andiamo all'Hotel Krat. Ho due quest: Venigni e Lupo. C'è un disco. Ok. Sì, allora, lo dico da un mese. Finché non c'ho la telecamera, non posso mettere il secondo schermo, perché sennò non c'ho la telecamera. È sempre lo stesso discorso, ragazzi. Non è cambiato. Ah, la signorina è morta. Confessione di scritta di Cecil. O morta o se n'è andata. E Divine Service. Io volevo aprire. No, non questa. Grazie per la gentilezza. Sono una peccatrice che in passato ha ucciso persone innocenti. Non sono riuscita a sopprimere il mostro che è in me. Solo l'arcivescovo mi ha salvata. Certo, era un essere umano che commetteva errori. Anche i santi cedono la ricchezza e il potere. Ma no, se sono santi non lo fanno. Ma almeno posso vivere come me stessa e questa è una grande benedizione. Quindi sì, credo che fosse un santo. Ora ho trovato un gesto, ok? Hai aperto la seconda strada. Grazie per avermi permesso di vivere come un essere umano, non come un mostro. Addio, Cecil. Ok? Pian piano il secondo di rosso deve essere amore che sboccia come una rosa, presto sussurrare di nuovo, per Dio, per un amore, divine service per ogni rapporto d'amore. Che cazzo di testo mettere, è terribile. E De André fatto dalla I. Al pinnacolo, certo, della peccatrice, l'ho capito. Se sono santi non lo fanno. Se tecnicamente se uno è santo non dovrebbe farlo. Poi che se lo faccia un altro discorso, ma non dovrebbe essere santo. Ho tante anime da rivelare. Ah, giusto, il lupo non è la quest del lupo, è perché c'ho un'anima. C'ho pure il lupo. Maybe those who went there seeking refuge became monsters somehow, but the petrification disease turns you to stone. Sei sicura, Sofia? A me non pare. A me il cardinale Andreotti non sembrava molto di pietra. Anzi. No, non ancora. Dov'è il lupo? Non lo trovo. È Sandro. Thanks for keeping me company. Ah, ecco, ma prima non c'era il lupo, dai, non sono pazzo. Oh, it's you.
This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. According, okay. However, you must prove your worthiness. No, sì, me l'ha già spiegato. Sì, sì. Sei Strayed. Posso fare con l'anima di Andreotti. Come cazzo sono me? Oh Dio, come sono ordinati? No, una volta era molto meglio. Ah, perché avevo... Ah no, sono tutte le spade e poi tutti gli accessori. Ok, era molto meglio averne due e due, però ok. Il tridente del patto, scala B in tecnica. Ha una probabilità di non consumarsi con l'uso delle celle d'impulso. Eh? A parte che equipaggio effetto, ho visto, vabbè, gocciatasso. Credo che tu possa non consumare le celle impulso, le Estus, credo. In buona la prima, no, pensavo più che altro al Sandro di Yotobi. Questo non è ma... cioè, è comunque un tridente che scala in B a destrezza. Male non è. Cosa fa? Stoccata fulminea concatenata. Ok, io ho due attacchi volendo. E parata in guardia come un ombrello. Però ha una... come cazzo te l'ho detto? Non lo so, mi attira forse di più questo. Non saprei. Che sì che sono... Oddio, potrei aumentarli sotto gli anelli. Non lo so. Non saprei. Non so cosa possa... Più che altro perché non... Cioè, tipo Dark Souls 2 con Strayed, mannaggia il cazzo. Potevi rifare i boss con i fallo ascetici. Qua non puoi. Almeno, non credo che tu possa. Quindi fino al New Game Plus mi li locco. Però forse più che un'arma a questo punto... mi prenderei l'anello. Credo che l'effetto sia quello, perché purtroppo veramente non si capisce. Perché cosa non si consuma con l'uso del cielo d'impulso? L'anello? E cosa vuol dire? Non credo, non vuol dire niente. Credo che sia appunto le cielo d'impulso che non si consumano. Tradotto con il buco del culo, però dovrebbe essere quello. Alla fine il tridente non mi sembra così... A parte che tipo di lama contundente non è vero, perché piercing, però vabbè. Prendiamo l'anello. E tu non hai altro. Però Venigni aveva qualcosa. Come mai? Il grande Venigni... E tu? Ah no, è lui Venigni, giustamente qua. I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your decodificatore della lunghezza d'onda d'ergo. Let me show you a little something I've been working on. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo. Ok, sì, perché lì Villa Master Plan ha fatto una roba con l'ergo dei boss morti. Possibly get close enough to gather the egg. Va bene. I refuse to believe the king of puppets is. Ah, Henry Bolottini sarà lui allora a questo punto. Quello sulla torre lì di Latria. Too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately. Ok, va bene, va bene. Sì, sì. Come lo uso però? I always welcome friend. Eh no, sì, amico, mi devi dire come usarlo. Come funziona? È un collezionabile. Un decodificatore di lunghezza d'onda dell'ergo lasciato da Venigni. Questo dispositivo trova gli errori nel grande patto impresso nei burattini. Venigni ha deciso di analizzare la lunghezza d'onda dell'ergo di burattini per determinare la causa della frenzia dei burattini. Dovresti riuscire a cogliere un bel po' di dischi mentre ti sbarazzi di burattini in tutta Kratte.
Ok. Va bene. Va bene. Mettiamo il disco. Divine Souls Service. Attenzione di flamenco. No, no, non si nota. No, ha un accento leggerissimo, tizio, è vero. È veramente di André. You're full of surprises. A puppet that keeps changing, keeps growing. Più o meno. Change is never easy. Look at me. Tu sei sicuro di essere un'umana, Sofia? A me non me ne racconti, giusta, eh? I wish I was back in Krat before. A me non me ne racconti, giusta, signorina Sofia. Before the disaster, Krat was a city of light, a city of joy. I wish I could go back, even just for one day. Allora, livellino, mi serve il peso. Devo fare due livelli a peso, mi serve troppo. Quanto aumento? 7 punti. Per forza. E ne ho 1300 nella borsa, non mi basta. Va bene. Che ore sono? A voglio, sono le 8. Sono le 8. Altare dell'arcivescovo. Ah, questo mi segna l'ultimo dove sei stato. Ok, carino. Un po' Hollow Knight volendo anche la musica, sai? È un po' la città delle lacrime di Hollow Knight. Un po' più flamencosa, un po' più libertango. Sì, forse più tango che flamenco. Non lo so, non sono esperto di musica spagnola. Però che belli i boss, mio. Ecco, i boss sono veramente una bomba. Anche perché a parte il gendarme, che non so se fosse pulito, perché purtroppo veramente con l'evocazione l'abbiamo distrutto, sono tutti pulitissimi. Sono tutti fattibilissimi in un damage se sei bravo. Se sei bravo, cosa che io non sono, però. C'è niente qua, siamo sicuri? Andiamo. Io però, finché posso, vorrei usare l'ombrello. Guarda, è super veloce. Vabbè, qua non posso. E vabbè, ho capito, non posso. Questo è il quartiere Malum, Malus. Malus reflusso. Guarda quanto è veloce. Poi lo apre con un attacco caricato, è bellissimo. Frammento di ergo vivido. Che mi dà 600, quanto mi dava? No ragazzi, no ragazzi, questa qua è la foresta di Bloodborne. Questa è proprio la foresta di Bloodborne. È proprio lei. È quella dove ci sono le tre ombre, come... non mi ricordo che boss ci fosse lì, però... Non l'ho visto! Ma è tutto anderotizzato. Questi sono pietrificati, però quando ti pietrifichi... Volevo provarci, l'avevo vista, però volevo provare a attivarla per vedere se fosse effettivamente qualcosa di vero. Mi sa che dopo un bel po' che la gente si pietrifica, poi diventa anderottizzata. Ho 1500 di danno, non è male. Chi è? Perché giustamente il... era un pugnale l'ombrello, quindi... ha un critico alto. Sì, grillo, però un attimo. No! Ma c'era il... Ma porca puttana, l'ho perso per colpa tua! No! Grillo ti meno. Right side, I guess the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. Ti odio, Grillo. A receding tide sinks all boats. A
Avevo la roba, io non l'ho aspettato perché tu parlavi. C'era il piccione sopra. L'ho visto, sì, il film con comandante, sì. L'ho visto, molto molto bello secondo me. Un po' pomposo forse, però molto bello, molto umano. Vabbè, Favino è bravissimo, ma non ve lo devo neanche dire. C'è una bestemmia nel film che mi ha un attimo... un attimo stranito. Marchio del coniglio sorridente. Mi piace un figlio... no, fammi leggere. L'ambizione della sua famiglia che riposi in pace, ok. È un accessorio... No, un consumabile. Un consumabile. In che modo è inconsumabile, scusami? In che modo è inconsumabile quello che ho preso? Perdonami. Come funziona? Cosa ho preso? Ah, è un collezionabile, ok. Il simbolo scolpito di un coniglietto sorridente. È stato lasciato nel cimitero di bassifondi sepolcrali nel quartiere Mallum. Il coniglietto sorridente è il famoso simbolo dei persecutori. Si dice che sia necessario per accedere ad alcune aree. Ok. Ma qua c'era il corvo. È sparito il corvo. Se è qualcosa che mi sono perso, perché ho aspettato che parlasse il grillo. Guarda, faccio un bordello. Faccio veramente un bordello. Perché non sta ritornando. Sì, ma allora, noi nella sala dove ero io nessuno si è scomposto. Però a me non dà fastidio in realtà. Beh, è comunque molto strano. In un film più che altro. C'è un'emergenza, vabbè, queste non le userò mai in realtà. A meno, cioè, difficilmente le anime sono in un posto che non posso raggiungere. No, sì, sì, allora non è... Poi, tra l'altro, è anche Veneto. Però non è... Non ci sono 27.000. Era effettivamente il momento in cui poteva pure starci. Però ripeto che è veramente strano. Cioè, a me non ha turbato, ha stranito più che altro sentirla. Non è la prima, voglio dire, anche in quello di Bellocchio. Nell'ora di religione c'è una bestemmia. In quello di cui non mi ricordo il nome. Ehi! Di Kim Rossi Stewart ce ne sono anche tipo 3 o 4. Non è una novità, però è comunque molto strano. Lama della lancia di cristallo acida. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Fa danno di qualche tipo? C'è scala sviluppo. Attacco acido. Ok, non so cosa faccia l'acido. Irradiamento aumenta ovviamente attacco acido temporaneamente. Ok, un buff. E stoccata singola. Non è neanche male in realtà. Però non è l'arma che fa per me a livello di scaling. È quello con l'anziano che fa por... No, mi sa che... Oddio, sì, dovrebbe essere quello. Sì, sì, è lui. Dovrebbe essere quello lì. Ehi! Che poi secondo me è sempre, dipende sempre dal contesto. Cioè mi dà molto più fastidio i fuck continui di Clive quando combatte Yay con i Final Fantasy che non la bestemmia di comandante. Signore? Ma c'è Winnie Pooh! Winnie Pooh! Orso e miele! Di sangue e miele! Ho capito! No, non ero pronto! Sì, signore! Signore! Signor orso! Infuocati! Ti devi infuocare!
Ah, ma lo sta loco così. Ah, vabbè. Braccio. E l'ombrello comunque è cartella, eh. Ok, ok, mi sono un po' perso. Mio padre sta scoprendo tutti i film di Bellocchio. Oh no. È finita. Sega circolare, proprio lei. Dovrei farmi rifillare anche il cubo, tra l'altro, in realtà, da Gianji. Ma Gianji è un personaggio del libro di Pinocchio? Del romanzo? Perché io non me lo ricordo, Gianji. Però magari esiste nel romanzo. No, di qua sono arrivato. Perché è un nome molto strano, Gianji, da dare a un personaggio in un gioco, se non è già del romanzo. Sì, allora, guarda, la Cortellesi nella sala che l'ho visto io era letteralmente sold out. A me non è che abbia tanto convinto dal trailer, però non l'ho visto. Mi sembrava un po' troppo... anche ridondante il messaggio, però non sono io il target a cui si rivolge, quindi magari... cioè, non sono io la persona a cui devi dire che picchiare le donne è sbagliato. Quindi magari ci può pure stare. Però era altrimenti sold out. Per Comandante c'era tanta gente. Per Favino c'era tanta gente. Però, dai, buono. Anche perché non sono i classici fici. Cioè, oddio, quello della Cortellesi ancora. Però comunque già in bianco, che sia in bianco e nero. Già che sia, diciamo, d'epoca. In costume già è qualcosa. Comandante... è, cioè, se tu non ignori Favino... non sembra neanche un film italiano nel senso brutto del termine. Che non vuol dire un cazzo, perché anche solamente prendo un garrone. La lanterna vuol dire per la farfalla? Però aspetta, c'è un po' troppi sentieri, non sto più capendo. Aspetta. Una strada alla volta, che sennò poi mi perdo un casino. Comunque sì, finché i film italiani incassano è sempre buono. Assolutamente. Ah, mi sa che è la stessa strada, sai? Sono deficiente. Sì, è la stessa. Buono. Perché sono un po' perso. Oddio. No, sono perso uguale. No, non so dove sto andando. Aspetta. Completamente perso. Non so quale sia la strada giusta. Però lì vanno dalla stessa parte. Quindi devo andare qua. Qua dritto. Dritto di qua. Sì. Ok. A posto. Qua avremo la... Te sei molto bravo. Sì, buongiorno, eh. Ah, dovrei tra l'altro potenziarmi il braccio a legione. O crearne uno nuovo. Forse una delle cose che posso fare. Dovrei tornare da... Eccola. È viola. Perché viola? Cosa mi dà? Mi potenzio l'ombrello. Le scintillanti. Finalmente. Potenziamo l'ombrello, sono le titanite scintillanti queste, per le armi speciali. Veramente, ingresso dei bassi fondi sepolcrali, ok. In alcune cose è fin troppo tanto un plagio di Souls, se devo dire. Però figo. Non ho capito perché la frase magnifica di Pù di sangue miele sia stata chiamata a cazzo. Non che il film sia bello, sai che non l'ho visto? Tu ci hai abbandonati che dava un leggerissimo tocco profondo in più. In italiano meride. No. Ma come? Allora non l'ho visto, ma so che il senso del film è quello, che Pù l'hanno abbandonato e è uscito un po' di testa. Teoricamente, no? Ma qua il clicker? No, signorina, il clicker. Non è quello il senso?
signore. Aio. No, cura. Ho l'ombrello comunque, lascia fare l'arma della vita. Frammento di stella, me. È veramente l'arma della vita l'ombrello. Come diceva Pozzetto, la vita era bella, basta avere l'ombrello. Quindi ha senso. Sono d'accordo con Pozzetto. Ma c'è un oggettino amici lì, come faccio? Come lo prendo? Frammento di Erico Fioco. No, non posso andare. E torno al bosco 100 acri, ma in epoca diversa con gli animali che impazziscono. Ok. Vabbè, ma è tipo Splatters di Peter Jackson, che in italiano ha tipo un doppiaggio completamente diverso. Completamente. Non posso andare lì. Combattute aggiunte, frasi cambiate, frasi aggiunte proprio quando la gente non parlava. Lì forse un po' di più che in Winnie e Pooh Sangue e Miele. Ricercati con fraternità dei conigli neri. Un gruppo di... Ma Dio mio, ma sono i Gorillaz di questo gioco. Sono bellissimi. Sembra, sai cosa sembra? Un manifesto di One Piece questo. Sono palesemente dei pirati di One Piece, i pirati dei conigli. Un gruppo criminale di 4 persecutori, accusati di furto, aggressione, manomissione di cadaveri e altri gravi crimini. La loro base è Quater Malum, perciò fate molta attenzione in quella zona, certo. Cioè, mi sa che loro in realtà sono l'ultimo dei nostri problemi qua, però... È meglio, è certo. Lì dovrei tornare indietro. E dai! No! Che cazzo sei? Che schifo sei? Potrei essere morto. Potrei essere molto morto. Ma tipo un sacco. Ho capito, signore, un po' di meno. Un po' di meno. Mi sembra un po' eccessivo. Belin. Minchia, ma tutta la capa devo farmelo adesso, oh no. Oh no. Questo è un problema. Notte. Di mezza estate, sei bravo, io scappo. Hai capito. C'è la trappola. Ma loro le attiveranno le trappole? Vediamo se è un gioco bello o un gioco molto bello. È un gioco molto bello. Ombrello. Ah, ombrello aperto para. Però, amici, ha capito, basta. L'ombrello aperto, l'ombrello, aspetta. Con calma. L'ombrello aperto para i colpi. Figo però. No, di nuovo Winnie Pooh. Io pensavo fosse morto. Ci stanno sempre così? No, solo col fuoco. Però me lo vorrei tenere per dopo. E io, signor Winnie Pooh, la saluterei. Andrei via, ma la strada è quella giusta? Forse. Ho dei seri dubbi. No, ho fatto giro di Peppe. Bene. Mi sa che ho fatto un po' il giro di Peppe. Buongiorno. Devo andare verso quel laghetto. Che forse è qua a destra. Sì, è qua, ok. Non mi sta seguendo, vero Winnie Pooh? Sì, Aegon. No, con calma.
Una cosa alla volta. Oh, comunque si fa molto più difficile con, anche con i mobettini base, eh. Lascia fare. Però, no, non provarci. Ho perso 2000 anime, tra l'altro. E io faccio così, io vi do fuoco. Aia, che sbrega. E dai. Ok. Dove sono le mie anime? Così capisco anche dove non devo andare. Cioè, dove devo andare subito per prendere poi il... per dargli fuoco. No, non è di qua. Mi sono già perso. Mi sono perso. E non ho più fiasche, non bene. Allora, lì ci sono le mie anime. Quindi, con calma. Con calma. Sento gente scendere. No, ok. Becustemu. Perfetto, scendiamo. Ora con molta. No, aspetta. Ah, ma di qua si va avanti, di là si va indietro. Ah no, è sempre qua. Dove siete? Dove arrivate? Cosa volete? Un fiorino. Ma ho capito! Ma ho capito! No! Fermo! Porca Eva! Ma è lunghissima da fare questa parte a piedi! Sono quasi convinto che sia una shortcut molto vicina. Da quel punto lì, però non la trovo. Però non ce l'ho. E tu sei... Devo lasciare, però. Non ha senso farmela con calma. E vabbè. Ho sbagliato, capito? Sì, se non rascio ci metto troppo tempo poi a andare dove devo andare. Troppo tempo. Buongiorno. Non ho stamina. Cazzo. Bene. Devo rushare. Cheat. Un money. Esatto. Quanti anni ho perso? Quanto ergo ho perso? 3000 anime ho perso. Continuo a dire anime anche se mi sono appena corretto. Bravo, DBJ. 3000 anime sono tante, cazzo. È un livello, praticamente. Vabbè. È che ho capito. Mannaggia a voi, oh. Potevo usare il coso del grillo. In realtà, però... Devi fottere. Ora, Winnie Pooh. Ah, però le altre spariscono. Forse è per quello che le perdi. Ah, no. Ah. Ti spiega tutto. Dove cazzo sono andato? No. Ho sbagliato. Vieni qua. Vabbè, non la run migliore questa, devo dire. Ma se tipo lui abbandonassi a se stesso, è un'opzione?
Si può fare? Io vado via, tipo, no? Faccio lo gnorri. Ma ho capito! Sì, non mi segue. No, in realtà mi sta seguendo il come. Never mind. Però vado ancora più lontano. Farebbe più stable, ma non fa niente. Evviva! Ok. Ora. Ora. Mola. Se no non ho più il tempo di farlo. Non ho... Non mi sono molato. Mi sono solo... Ma porca Eva. Ma no, cosa fai? Ma no! Ok. Dai. Fuochizzati. Bravo. Lui non si stanna però. Quasi. È morto. È andato. Chiave della baracca dei bassi fondi. Prendiamo baracca e burac... Non lo dico, non finisco neanche. Non lo dico neanche. E questa? Sì, è stato molto rapido. Comunque sono negli ultimi tanti metal questi tizi qua, eh. Hanno un growl potentissimo. Hanno carriera, una carriera incredibile davanti a loro. Convertitore di resistenza alla corrosione. Ok. Che vuol dire questo? Aumenta tutto in realtà. Sono meglio. Prendiamo baracca. Vabbè. E racchiudiamo. Però. Ma come cazzo? Non mi ricordo più. Sono stanco, raga. Non mi ricordo più il detto neanche. Quello giusto. Lasciatemi stare. Come sono? Come sono? Ma questa non è la shortcut. Come sono? Guardate, questo qua è palesemente il livello di Tarzan. Arriva Tarzan con tutte le gabbie, gli animali nelle gabbie. Le scimmie da salvare. Ma qua non sono già stato. Eh no, che non sono già stato. Dove sto andando? Sta piovendo. Addirittura. Ora se torno qua smette? Oppure continua. No, io mi sei riparato, però non fa niente. Ok, l'ombrello mi piace un botto, veramente tanto. Allora, un secondo. Perché io di qua posso andare. E io devo andare di qua. Questa è una shortcut, ma è chiusa. È dall'altra parte. Qua c'è un ascensus. No, un secondo. Troppe strade, amici. Troppe strade. Cioè, in realtà sono contento perché... Mi lamentavo che fosse troppo lineare fino adesso a livello di level design, quindi ottimo in realtà. E Rosaria. Com'è che facevo per tornare dove dovevo andare? Fa un po' vedere, perché di qua io sono... Non sono mai andato. Ah! Abrasivo di fuoco. Si può trovare un tesoro in una baracca che cade a pezzi. Scopri cosa è successo. Cosa è successo? Alla vita coppia. Ma non l'ho già fatto? Cioè ho già aperta la baracca, no? No? Non so.
Non lo so, anzi fammi smerigliare prima. La meccanica è un po' inutile questa qua dell'arma, devo dire. Non molto... non molto sensata. Non la finisci quasi mai. È lì che devo andare. Vabbè, non era così complicato. Frammento d'ergo radioso. Ora voglio vedere che cosa si cela dall'ascensore. Non questo. Perché secondo me c'è la shortcut di inizio livello. Se il mio intuito non mente. Sempre che io salga e non scenda. Ok, salgo. Sotto non c'era niente. E l'ho visto, ti ho visto, ti conosco mascherina. Però qua teoricamente c'è la shortcut, esatto. Scarabocchi di abitanti di bassi fondi. Tutto è cambiato dopo che la Nazione del Fuoco decise di attaccare, no? Dopo che il dottore ha diffuso la medicina blu. Ho seppellito il mio fratello, non so nemmeno come se fosse lui. Chi è il dottore? Di chi sono i capelli blu nel suo bastone? Sofia? E lei? Sofia giusta non me la racconta comunque. Sofia, diciamo che secondo me qualche segretuccio lo ha. Poi magari no, magari veramente solamente la guardiana del fuoco, però. Dov'era? Da questa parte, se non sbaglio. Che c'era. Eccolo. Questo è veramente Dark Souls. Un'altra. Oddio, del patto sono quelle scintillanti? Sono quelle scintillanti. Sì, sì. Ottimo. E allora ora possiamo andare dove ha aperto, dove ha sfondato il signore. Perché di lì si dovrebbe andare avanti. Ma il signore è ancora vivo? No, ok, meno male. E Merlino di... certo, sì, sì. Proprio lui. Qua non posso andare. No, no, non fai niente. Hanno un sacco di caricatori di legione d'oro. Sono molto utili in realtà per farmarli. Sì che non è che servono così tanto, però. Ponte dello zoppo. Come è caduto, sono caduto male. Theodore, l'ho sentito, ho detto Theodore. Se loro sono dei clicker bloodborniani, semplicemente. Però mi sa che non posso scendere, no? Non posso scendere. Però di qua posso andare, dove finisco? Devo provarci. Ci devo provare. Attenzione, siamo a Scierzo. Questo cade per forza, non è caduto, che paura. Circolare e basta. E ora, c'è la scala, ok. C'è la scala. E lì c'è un signore molto grande che mi farà un culo altrettanto grande. Con il microfono. Questo è il demonitoro. Cazzo. Non bevi, non l'ha bevuto. Sì, vabbè. Va bene, cioè non va bene in realtà, però. Prendi fuoco. Sì, e quante volte me lo puoi... non lo so.
Ho capito, signore mio, signor demone del toro. Ma però piove, mi sa che non posso infuocarlo se piove. E invece no, aspettavo, never mind. Cazzo. Ma non sta andando molto bene. Dai. Ok, a pelo. Ampolla, pietra e frammento. Veramente a pelo. Ah, e qui ci sarà il covo di One Piece. Perfetto, sì, dei pirati. Perfetto. Un falò lo posso avere, per piacere? Uno Stargazer? Posso Stargazer? Verbale. Il mio codice gatto. Ah, attenzione, abbiamo incontrato il gatto. Attenzione. Nome del bersaglio sconosciuto. Ah, però è un bersaglio, quindi non è uno spazzino. Quindi è nostro amico e basta. Affiliazione no, è uno spazzino. Non ho capito. È entrato nel gruppo come apprendista persecutore, ma inattivo. È stato denunciato per più volte per aver ignorato i suoi superiori e trascurato i suoi doveri. Ah, ok. Nell'ultimo anno è stato incontrato con la Volpe, una persecutrice bastarda. E indagato per aver divulgato i segreti interni, ma non ha ancora risposto. Volpe. Bastardi? Come accade per i bastardi, si presume che sia stata estromessa dalla successione nobiliare. La cosa interessante è che afferma che un gatto è un bastardo della famiglia. Quindi, in altre parole, il suo fratello perduto. Il gatto, non un gatto. Se le informazioni di cui sopra sono attendibili, il gatto potrebbe essere una spia dei bastardi. Non ho capito un cazzo, non ho capito assolutamente niente. Ciao Lori, come va? Se le informazioni di cui sopra sono attendibili, il gatto potrebbe essere una spia dei bastardi. Si tratta di un interrogatorio non ufficiale, quindi non ci sono restrizioni ai metodi disponibili. Non ho capito molto, però va bene. È il certo, sì, il gatto e il cappello matto. Ovviamente, proprio lui. Quella meraviglia di film. Attenzione, qua abbiamo lo scolo. No, non è lo... Sai cos'è? Non è lo scolo. Questa è una fortezza standard di Oblivion. Quelle coi banditi in cima. Ampolla di resistenza speciale. Queste le uso veramente poco. Forse dovrei usare di più, però non c'ho voglia. Tanto ormai è tardi. Una volta che poi sono... Se riesco a farmi avvelenare o a qualsiasi altro status negativo, anche con le ampolle cambia veramente poco. Frammento di ergofioco. Attenzione, un momento scolo veramente qua però. Forse sarebbe meglio mettersi l'anello del gatto. C'è nient'altro. Questo è pericolosissimo. E invece sono vivo. Ok. Dammelo un falò adesso però, gioco. Me lo merito. Babylon, sto leggendo sotto i commenti le clip dei film che molta gente lo sta rivalutando. Veramente? A me non ha fatto impazzire. A me è piaciuto, però non mi ha fatto impazzire. Eccoli il gatto e la volpe! Sono tornati qui! E sono in società! Oh, I saw you go into the factory. But you're here. So, wait. You came out of the factory? That's a new one. Sono troppo bravo. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you. All intact. Brother. Being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right and we could defeat possiamo unirci nelle boss fight. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. Ah no, non nelle boss fight, però nel contro di loro. And it's a good time to liberate this place as well.
Pretty sweet. È fantastico, Mr. Fox. Più o meno. All you have to do is create a distraction. Mrs. Fox. Poi dovrebbe essere Vixen teoricamente, so, però. You're gonna do it? Sì. Smart choice. Ma look at our smart sì. Lo farai? Sì, ha fatto proprio così. È stato buffissimo. You lead. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. Ok. Ma adesso, tipo? I like it. Fatemi riposare, però. In realtà andrei proprio a potenziarmi. Un secondo. E c'era qualcosa da fare con Polendina, ma non ho trovato un... Un sacchetto di roba, scusami. Oh sì? Se sì, non me ne sono reso conto. Cosa vuoi? Ah, non è Polendina, è l'aiutante di Venigni. E cosa vuole lui? At the house of Venigni, even priceless things have... Richiedi valutazione degli oggetti da collezione. Ah, ok. Oh dear. This is the mark of the Black Rabbit. Sì? The Stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's nel mercato turf. Nero. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous. E quindi? And I see we have new physical records. Va bene. At the house of Anini, even priceless. Non ho capito. Non so cosa sia servito, ma vabbè. Non so. Però, aspetta, signorina. Elodie, Eugenie, come si chiamava? Voglio potenziarmi. Era un diario nuovo questo, mi sa, sai? L'ho skippato. You're not the only my looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. But I wouldn't be much of a tour guide. All I know about it is their weapons. Basta. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up. Sì, ho schippato un dialogo prima, non ci ho fatto caso. Non mi aspettavo che fossero diversi, mannaggia. But that's their reputation, not mine. And no. They deserted me when I was little. Poverina. I don't even know who they are. And my reputation is my own. I suppose my only connection to them would be weapons. So I'm an orphan. Ok. Potenzia arma. Mi potenzio l'ombrello. Eccolo qua. Fa 18 in più. Io va bene. Creanza più 2. Oh, di 17 in 17 in realtà non è male. Anzi, per nulla. E poi tra l'altro se mi faccio salire destrezza. Cosa serve adesso? Tra l'altro, 4 pietre scintillanti. Ok. Babylon è il classico film che, considerata le tematiche, tra 10 anni diventa cult. No, ma assolutamente. No, io vorrei creare un braccio legione perché io non ne ho. Non ne avevo. Però posso potenziarlo? Non ho capito, aspetta, modifica. Ok. Ah, oh, va bene, ne servono di più. Questa è più premi più spara. E poi c'è l'esplosione di fuoco. Che interessa, questo è interessante in realtà. Però non lo so, vorrei tenermele, ne ho troppo poco per... A parte che sì, cioè potrei farne un'altra. Potrei farne un'altra. Non lo so, ci penso. Schivare dopo un colpo. Oddio, questo è anche figo. No, troppo pochi però. Troppo pochi. Non posso. Livellino allora. Livellino.
Sono felice perché al dentro dei suoi prototipi è comunque un bel film. No, ma ripeto, a me è piaciuto anche abbastanza. La cosa che veramente non ho sopportato è il finale, che lo trovo atroce. Proprio dell'ultima scena. Veramente la trovo una cosa di una... È proprio pacchiana nel modo peggiore che possa esistere. Però... vorrei potenziarmi... Tecnica. Che mi aumenta di 4 l'attacco dell'arma, non è poco. E devo prendere... 2200 ergo ancora, che si tramuta in 500 e poco di più. Un altro punto a destrezza metterei, sai? Questo non è destrezza, e questa è destrezza. Oddio, non conviene più di tanto. Non così tanto. Allora metterei a peso. Peso è importantissimo, perché siano veramente pesanti altrimenti. Anzi, ad esempio, no, questo che aumenta il peso lo posso togliere e posso mettermi quello che non mi consuma le Restus. Toglierei anche questo. Metterei magari questo qua. 56. Non sono abbastanza pesante però, giusto? No, non lo sono, a posto. Sono le 9, ma vorrei fare il discorso del gatto e la volpe. Vediamo quanto è lungo, vediamo cosa ci richiede. Guarda che è veramente un gioco fighissimo comunque. Lo sto adorando, non pensavo mi piacesse così tanto. Non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto, veramente. Non pensavo. E il montaggione deve essere una merda, perché il messaggio di un mondo di merda, ma se combatti non ti rendi mai, troverai in quanto... No, no, è proprio un montaggione il problema mio, eh. È quello. Non è tanto lui che va al cinema. È il montaggione finale che lo trovo veramente fuori luogo e pacchiano oltre ogni limite. La locanda... La ragosta... Cosa... Come si chiamava? La ragosta rossa! No, come si chiamava? È quella dove vanno effettivamente a mangiare nel... col gatto e la volpe. La scena rifatta su YouTube con altri film è fatto molto meglio. Ma più che altro, cioè, è vedere i film che non sono ancora usciti, secondo me, il problema grande. Cioè, tipo vedere Avatar, non lo so. I like it. Let's fight. Andiamo. Gatto non mi parla. Scusa. A posto? Non mi è piaciuta molto questa frase, devo dire. Mi state per attaccare malissimo, vero, alle spalle? No? Siete sicuri? Io non tanto. Fate una paura del diavolo. Buongiorno. No, no, non mi attaccano. Aio. C'erano alcuni nemici, ok. Li ho... Pensavo mi stessero per infilare tantissimo. Lo ammetto. Invece non solo sono dei treni, ma sono anche le ali. Stranamente. C'era sotto quel montaggio la colonna sonora di... Sì, no, ma vabbè, ma... Herlowitz, come si pronuncia, è veramente, veramente bravo. Lei? Cosa fa? Lei è un tizio di Blasphemous. Ma tipo la locandiera, che doveva essere? Sembra uscita di Nitus. Stranissima. Tata. Polvere di gatto, l'avevo già... Ah, è per essere silenziosi, l'avevo già vista. C'era sotto quel montaggio? Ok, l'avevo già letto. Dov'è Goldoni, eh sì. Sì, allora, anche il fatto di creare con strumenti del genere...
per il tema, diciamo, della festa, che è poi quello principale, aver fatto quel brano che è praticamente un pezzo di EDM, proprio per come è scritto, ma con gli strumenti jazz è veramente figa, perché rende veramente l'idea dell'eccesso. Cartuccia della frattura Arch. Aumenta tutto. L'azienda produttrice di ferri da stiro. In che senso? Perché mi sono equipaggiato un ferro da stiro addosso? Scusa, come funziona? Ciao tizio, grazie per la compagnia. Sono molto confuso dal ferro da stiro adesso. Assaggia la Blewis, il miglior vino del mondo. La cantina La Blewis ha una lunga storia. Vino d'annata che ha accompagnato la nascita di Krat. Il suo colore è conosciuto come il rubino paradisiaco, il suo profumo e il suo gusto delicatamente maturati, il suo meraviglioso retrogusto. Anche la persecutrice leggendaria si gode la Blewis. Usate il miglior vino scelto da chi ha raggiunto l'apice. Ok, va bene, lo faccio. Questa è la locanda. Ma era Aragosta Rossa? A me non sembra, non mi ricordo. Mi pare strano come nome, Aragosta Rossa. Forse era Gambero Rosso. Mi sono perso. Di qua sono arrivato. Di qua posso scendere, ma vado dove ero prima. Però non so se mi... Ah no, di qua sono proprio entrato. Sono proprio entrato, devo salire su. Allora. No. Di qua sono arrivato. Io sono scemo. Non mi ricordo, amici. Non mi ricordo più. No, se due strade sono uguali, non è giusto. Però qua c'è una scala. Aspetta. Aspetta. No, di qua sono arrivato. No, dai. Di qua sono arrivato. A domani con Harry Potter, eh sì. Perché qua c'erano i trappolozzi e qua c'era la gabbia. Ok. Poi. Questa è la porta chiusa. No, qual è la porta chiusa? Non mi ricordo. Sono arrivato da sotto. No, posso solamente salire. Non ho scelta. Non è vero. La scelta ce l'ho, e come? La scelta è... Mi sono perso. La scelta è questa. Ok, no. Ok. Ci sono. Non è fatto così niente, in realtà. I'll take a breather here, then catch up later. Va bene. Ok. Non mi piace molto. C'è una creatura immonda, vero, qui? Ah, tra l'altro posso anche infondere. Non so se posso infondere l'ombrello. Sarebbe comodo, in realtà. Non ci ho pensato a infonderlo. Catena, non li sto usando, dovrei forse, ma... No, com'è? È Geppetto's Puppet! Sono io il Geppetto's Puppet! Tu che schifo sei! Oh cazzo! Oh cazzo. Oh merda. Oh shit. Oh cazzo. Oh no, man. Amici, mi sa che sto per morire male. Non ho... vabbè. Ho capito. Vabbè, a parte che questo qua è un coso di Ben 10. Cosa sto vedendo? Vabbè, dai.
Ci fermiamo qua perché parlo che comincio ad essere stanco, ma mi hanno veramente devastato e non ho più voglia di tornare lì. Ragazzi, ci vediamo domani sera con Harry Potter, come diceva Tizio. Sabato niente live, ma domenica si torna a zeldare su Tears of the Kingdom. Per il piacere è tutto, grazie per la compagnia, alla prossima live. Ciao a tutti.